Finalmente siamo riusciti a partire, a installare la nuova TAC 128 strati, che è operativa. Si sta concludendo praticamente il periodo di formazione con una nuova macchina di ultima generazione, quindi da febbraio saremo operativi. È una macchina molto moderna, è una macchina, diciamo così, che abbiamo atteso, completa quello che è il parco macchine della questa nuova struttura, che è stata identificata come struttura della radiologia del territorio. All'inizio gli esami verranno e serviranno per integrare il percorso diagnostico terapeutico del carcinoma della mammella, dunque gli esami di stadiazione delle pazienti oncologiche e anche degli altri pazienti oncologici. Un'ottima macchina per fare lo studio di encefalo, di collo, torace, addome, pelvi, insomma è una macchina che ha delle grandi potenzialità. Che sia chiaro, la macchina che lavora al DEA, grazie sia ai tecnici che ai colleghi, è una macchina che crea degli ottimi esami di alta qualità, niente gli si può dire. E questo ci dà una mano d'aiuto in più, perché se prima si faceva molto bene, adesso si farà anche meglio.